Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Zucchero Free. Un attimo che metto a posto la telecamera, ecco. Bene. Oggi vi parlerò del canale, del mio canale. Questo video si chiamerà Propositi per il 2023. Recap 2022. Certo, perché farò un piccolo riepilogo del 2022, dell'anno appena concluso, e parlerò del nuovo anno. Parlerò cosa ho in mente di fare nel nuovo anno. Bene, io vi do un buon anno perché questo è il primo video dell'anno che pubblico, quindi buon anno a tutti, anche se non è il primo gennaio, ma siamo al 10 gennaio, però buon anno, godetevi questo anno 2023. Adesso andiamo a parlare del mio canale. Andiamo a parlare. Cosa ho fatto nel 2022? Cosa ho fatto nel 2022? L'ho detto in un video del 2021. Scusatemi, del 2022. Il video che io ho fatto è uscito praticamente è uscito il 3 febbraio 2022. Questo video è stato pubblicato il 3 febbraio 2022. Comunque io mi sono scusato tanto, mi sono scusato in questo video perché dovevo uscire a gennaio e dire alcune cose riguardanti il canale. Però non l'ho fatto perché ero molto impegnato con l'università, perché era la prima volta che facevo esami in questo corso di studi, che è il DAMS, Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo, e tuttora sto facendo questo corso universitario. Quindi io vi dico che questo video doveva uscire a gennaio 2022. Il video precedente, quello dell'anno prima, è uscito nel 2021, però non l'ho fatto a mo' di recap e di dire che cosa volevo fare. Io ho mostrato il mio set di strade autostrade italiane e ve ne parlerò di strade autostrade italiane. Beh, quello che ho fatto nel 2021, scusatemi, nel 2020, io non lo dico, cioè non lo faccio vedere, ma vediamo cosa ho fatto nel 2021, ok? Adesso non lo faccio vedere, nel video c'è. Quindi se andiamo verso la fine del video, cioè verso il minuto 10 e 46, inizia il mio recap, i miei propositi per il 2022, quindi i propositi, quello che mi volevo aspettare nel 2022. E quindi andiamo già a vedere cosa ho fatto nel 2022. Prima di vederci il video, vi volevo dire perché oggi ricomincio a pubblicare video. Bene, io diciamo che da un po' di tempo che sono stato influenzato da quando è finita Natale, cioè verso la fine dell'anno, verso il 31, ho preso raffreddore, tosse, e quindi non ho potuto più registrare più niente perché non ero influenzato e non ce la facevo proprio a parlare perché mi sono soffiato il naso H24. Quindi non ho pubblicato, e quindi questo è il mio primo video del 2023 e poi vi spiegherò cosa farò nel 2023. Vediamo cosa ho detto in questo video del 2022. Oggi voglio parlarvi del 2022, adesso. Cosa farò nel 2022? Beh, nel 2022 soprattutto finirò di fare il percorso di astrofisica e quindi spiegherò le ultime parti della teoria sull'astrofisica. Sì, questo l'ho fatto. L'ho fatto e ve lo faccio anche vedere. Se noi andiamo a vedere, questo è uscito il 3 febbraio 2022, poi ho continuato con la tredicesima lezione perché nel 2021 avevo finito con la dodicesima lezione, Venere, e adesso poi ho continuato con la tredicesima lezione, la Terra, e ho fatto un'altra video lezione che è l'ultima video lezione di astrofisica, quattordicesima lezione, la Luna. Poi non ne ho pubblicate più nessuno, non ne ho pubblicate. Quindi questa è una serie che io ho chiuso, queste lezioni, Mi bastano queste video lezioni, io non ne farò altre e vi dico già che non ne voglio fare più. Perché
Perché praticamente io adesso ho cambiato ambito. Io prima studiavo astrofisica e fisica, adesso è rimasto come hobby questa cosa, però io non voglio più fare video lezioni di fisica e astrofisica. Scusate, video lezioni di astrofisica, perché mi sono annoiato a fare queste video lezioni, perché era più che altro leggere le nozioni sullo schermo, era questa l'unica cosa, e spiegarle, quindi non mi andava più di fare questa cosa qui, di perderci tempo. Ma perdere tempo a fare cose utili per l'università, sì, quindi adesso faccio cose che mi servono per l'università. Andiamo avanti, vediamo che cosa ho detto. Poi continuerò a pubblicare video di strade, delle strade provinciali della provincia di Teramo, le strade statali della provincia di Teramo, le strade provinciali della provincia di Pescara, le strade statali della provincia di Pescara, le strade provinciali della provincia di Chieti. Proverò a fare queste cose, vediamo se ci riesco a registrare questi percorsi. Poi continuerò. Questa è un'altra serie, Strade ed Autostrade Italiane, che ho iniziato da tanto tempo che l'ho iniziata questa serie, è la prima serie che ho portato sul canale, i miei primi contenuti sul canale. Però, centrato sull'anno 2021, devo dire che io ho pubblicato e mi sono rinnovato molto su Strade ed Autostrade Italiane, mi sono rinnovato, anche perché ho visto altri video di Strade e Autostrade Italiane che non sono miei, ma sono di altri canali. E cosa facevano questi canali? Io praticamente ho visto che mettevano la chilometrica e mano a mano che scorre la strada e poi mettevano anche, diciamo, sì, ho messo solo la chilometrica che io ho messo, poi gli altri mettevano anche sulle province, metto anche i comuni, mettevo i comuni attraversati, perché ogni strada ha il suo comune attraversato. Attraverso ogni comune. Quindi io ho pubblicato strada provinciale 19F di Sardinara, strada provinciale 19A di Miano, non di Milano, di Miano, che è una frazione del comune di Teramo e anche Sardinara. Poi ho pubblicato strada provinciale 18 di Nepezzano e poi non ne ho pubblicate più. Ah no, poi ho pubblicato strada provinciale 17 di Fonte a Collina, strada provinciale 7 di Torano. E ne ho pubblicati altri, ne ho pubblicati. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora, poi ho pubblicato la strada provinciale 11 di Poggio Morello e la strada provinciale, avevo pubblicato un'altra strada provinciale, ma adesso non mi viene. Eccolo qua, strada provinciale 262 di Irdicampi, che sarebbe la strada di Mociano Sant'Angelo, che collega il Mociano Sant'Angelo con Mociano Stazione e il casello autostradale di la 14 Adriatica, casello di Teramo, Giuliano a Mociano Sant'Angelo. Poi dopodiché non ho pubblicato più nulla e vi dico una cosa, io quando facevo questi video, che facevo strade autostrade italiane, avevo un'altra macchina, io avevo una macchina che si chiamava, che era la Clio seconda serie, a metano, ci facevo 400 km, adesso ho cambiato la macchina perché quella mi ha lasciato a piedi, perché era vecchissima, era usatissima quella, e quindi era pure rotta, diciamo, rotta di carrozzeria, diciamo. E quindi non la volevo più, mi lasciava a piedi e ho comprato una Panda della terza serie, Panda terza serie, uscita ai primi anni del 2010. Però questa macchina consuma, nel senso, il bombolone del metano non è il grande come quella della Clio, ma è più piccolo e quindi ci faccio sia non 200 km, 250 km. Poi dipende dalla pompa di metano dove vai a mettere, la stazione di metano dove vai a mettere il metano e dove spinge di più. Quindi consuma di più, ci faccio meno chilometri. E io questi chilometri me li risparmio per andare all'università perché faccio Morrodoro, Teramo, Teramo, Morrodoro e quindi primavera e autunno faccio questo per andare a vedere, per andare a sentire le lezioni, seguire le lezioni universitarie. E quindi poi andare a registrare un percorso stradale mi consumerei tutto il metano e dovrei andare a fine registrazione andare a rimettere un'altra volta il metano e quindi spenderei più soldi in metano eccetera, quindi non ho voglia di fare questa cosa qui. Magari in futuro tornerà qualche cosa di strade autostrade italiane, perché non è detto che io vado a fare una gita con la Panda insieme alla mia famiglia, passiamo su una strada, faccio un percorso stradale e riprendo tutto. Questo non è escluso, quindi strade autostrade italiane è stand by, è stand by.
Se mi capiterà, registrerò qualche altro percorso. Se non mi capiterà, non lo registrerò. Poi vediamo cosa ho detto ancora. Però a fare musica sul mio canale, usciranno ancora altri video di musicali sul mio canale, però diciamo che non sono più di raro adesso i video musicali rispetto agli altri tipi di video, perché ovviamente do più spazio agli altri tipi di video, quindi i video sulle strade e i video di astrofisica. Ok, ho detto che davo più spazio ai video di astrofisica e ai video di strade. Ovviamente non l'ho fatto per il motivo che vi ho appena detto. Però ho fatto video musicali e vi dico che li ho fatti i video musicali nel 2023. Scusate, nel 2022. Li ho fatti i video musicali, ne ho pubblicati parecchi. Perché nel 2022 ho iniziato ad andare a scuola di canto tramite un mio, diciamo, non amico. Non amico perché non era mio amico, adesso è un mio amico, ma all'epoca non era un mio amico, non lo conoscevo. Ho conosciuto una persona che scrive canzoni e quindi adesso vado con lui a fare concerti, ecco, con le sue canzoni. Li ho riarrangiati, gli ho riscritto i te, gli ho riscritto gli spartiti e quindi andiamo, io e lui è un bassista, per il momento andiamo a suonare. Lui si chiama Gian Giacomo Libero Suriani e vi consiglio di andarlo a seguire anche sulla sua pagina YouTube, di andarlo a seguire. Abbiamo pubblicato la tesi del direttore, abbiamo pubblicato il nostro primo singolo, adesso cercheremo di registrare altri singoli, altre canzoni sue. Detto questo, io con lui sono andato a scuola di canto, mi ha presentato il maestro di canto e io ho iniziato ad andare a scuola di canto perché mi volevo migliorare. Perché io cantare cantavo, ma cantavo di gola, cantavo di naso. Adesso sto apprendendo molte più tecniche per cantare a questa scuola di canto. E quindi io ho pubblicato dei video in cui si vede il mio cambiamento. Si vede. E quindi ho pubblicato video. Scusatemi che ho sbagliato. Sono andato indietro anziché andare avanti. Ecco qua. Allora, stavo dicendo che ho fatto video, quindi ho pubblicato dei video, quindi cover Bocca di Rosa di Fabrizio De André. Poi ho pubblicato, ecco, Il suono del silenzio, Sound of Silence di Simon & Garfunkel, Il suono del silenzio in italiano. Il testo l'ho rifatto io in italiano, il testo l'ho riadattato io in italiano. Poi ne ho fatte altre, tipo Innamorati, Hungry Heart di Bruce Springsteen, Un giallo sottomarino, Yellow Submarine, che è un adattamento del testo in italiano, ma l'ho fatto io, non ho ripreso il testo di Mogol, ho fatto io la versione di Un giallo sottomarino, cioè di Yellow Submarine. Poi ho fatto altre due cover come Dio è morto di Francesco Guccini e Canzone per un'amica di Nomadi e Francesco Guccini. Ne farò altri. Ogni tanto pubblico qualche cosa, pubblico qualche cover, qualche cosa, così mi piace anche a me far sentire come canto io questa determinata canzone e come la penso. È tutto live acoustic, ok? Io la chitarra e la voce, non è che ho una base, la base non la utilizzerò per fare questi tipi di video. Vediamo cos'altro, poi vi spiego cosa è cambiato nel 2023, nel 2022. Poi se farò qualcos'altro, non lo so, penso di poter fare anche qualcos'altro sul video. Nel corso del 2022 mi sono evoluto, scusatemi, nel corso del 2021 mi sono evoluto anche su TikTok. Ho aperto un account TikTok chiamato sempre Zucchero Free, in cui ho pubblicato anche questi video musicali che ho pubblicato sul... Ebbene, io questo video lo conosco, perché è mio il video. Quindi dopo ho parlato di TikTok, ho parlato di basta, parlo di TikTok. E le mie due pagine Facebook, tra italiane e video lezioni di fisica e astrofisica. L'unica cosa che è cambiata è che ho aggiunto la pagina Facebook Audio Informazioni. Però, visto che le informazioni non mi interessava più farle, ho deciso di sospendere e di annullare questo mio servizio.
Allora, cosa è cambiato nel 2023? Beh, ho pubblicato vari video, ho pubblicato tipo una car tier list, le tier list, ho visto che qualche si fanno le tier list, ma non vanno tanto di moda, infatti ho fatto soltanto 41 visualizzazioni in confronto alle visualizzazioni di strade autostrade italiane. Poi ho comprato la PlayStation 5. Io la PlayStation 5 la volevo dal 2020, cioè dal 2019 quando ho fatto il compleanno nel 2020. A Natale 2019 andammo a vedere per la PlayStation. Era introvabile e l'ho comprata nel 2022 perché mi è stata possibile prenotarla e prenderla, fare il pre-order, comprarla e quindi l'ho potuta comprare. E ci ho fatto un video. Poi ho fatto un unboxing della. Ho aperto il video degli unboxing, quindi la PlayStation, il computer Acer, un computerino Acer. Poi ho fatto un tutorial come configurare un laptop Acer, vabbè, questo ho fatto l'accensione. Poi ho fatto anche la mia passione per i brand di macchine, sì, perché io sono una fissa con i brand delle macchine. Io, a me piace sapere i loghi in generale, io amo tutti i loghi. Dico, ah, questo logo è quello, quello è così, è cambiato così, eccola. Ok. Poi ho fatto ancora unboxing di altri due nuovi prodotti, poi. Ok, ho fatto questi tipi di video. E vabbè. Finisce così. Poi ho fatto trailer, cioè no trailer, ho fatto dei video, ho fatto un video che ho pubblicato anche su TikTok, ma mi sembra che era del 2021 quello. E poi nel 2022 ne ho fatto un altro che si chiama Tributo da Giovanni e Giacomo il viaggio, cioè io ho fatto tre personaggi, un po' monotono perché non mi sono cambiato di abiti, non ho messo su un cappello e niente, però ho cercato di riprodurre il viaggio di Aldo Giovanni e Giacomo. Il viaggio lo trovate su Telchi e Telun, il teatro del 1999, spettacolo teatrale del 1999, il viaggio. E vabbè, e così si è concluso il 2021 con il 2022 con tutti i video generali. Nel 2022 c'è stata una svolta pazzesca. Diciamo che io ho pubblicato, mi sono dato la storia della televisione. Pubblicando il primo video che si intitola Tutte le sigle dei meteo Rai e Mediaset. Poi ho pubblicato tutti i segnali orari di Rai, Mediaset e la 7, TMC la 7, però la 7 non ce l'ha il segnale orario. Storia delle sigle di inizio e fine trasmissione dei bumper pubblicitari di Mediaset, Rai, Mediaset, TMC la 7. Ho pubblicato questi tre video e hanno fatto un botto di visualizzazioni nel mio canale perché tutte le sigle di Meteo Rai e Mediaset hanno raggiunto le 4.690 visualizzazioni. Tutti i segnali orari hanno raggiunto 1.436 visualizzazioni. Storia delle sigle di inizio e fine trasmissione, eccetera, eccetera, 3.924 visualizzazioni. Poi ho fatto storia delle sigle di inizio e fine telegiornali, sigle dei telegiornali. Le sigle dei telegiornali è arrivato a 3.498 visualizzazioni. Anche questo è buono. Io ho pensato di non lasciare tutto così, ma di spiegare, di iniziare a spiegare queste cose, queste sigle, questi segnali orari. E quindi ho aperto una serie che si chiama TV Story, che sta andando alla grande, sta andando sul mio canale. Piace a molte persone e molti mi stanno richiedendo questa serie anche nel 2023. La prima è TV Story 1 Bumper Rai, quindi ho parlato dei Bumper Rai. TV Story 2 Bumper Mediaset, quindi ho parlato dei Bumper Mediaset. TV Story 3 Bumper TMC la 7 e così via, poi segnali orari, sigle storiche del TG1, sigle TG2, sigle TG3, TG5, da qui poi sono andato in ordine cronologico di apertura, sono andato TG5, TG4 e TG Studio Aperto, poi sigle del TMC News, TG la 7, poi ho fatto il meteo, quindi che tempo fa, meteo 1, il tempo di domani, meteo 2, meteo 3, le sigle. L'ultima puntata con le sigle di Meteo 4, Meteo 5, Meteo Studio Aperto e poi Meteo.it che racchiude tutti adesso, tutti i Meteo Mediaset. Poi ho chiuso la serie. Ho chiuso questa serie
perché ho detto adesso ho finito gli argomenti, finisce la serie. Continuerà questa serie? Un interrogativo. È certo che sto continuando questa serie, tant'è vero che ho continuato pubblicando un video di TV Story Extra. Altri bumper Rai, Rai Yoyo, Rai Gul, Rai Storia, Rai 4, Rai Scuole, Rai 5. Ok, quindi questi altri bumper Rai, gli altri canali Rai. Cosa c'era da aspettarsi in questa serie? Beh, non c'è da aspettarsi nulla perché io continuerò questa serie, continuerò a farla questa serie. Nel 2023 a febbraio tornerò con TV Story perché ho già in mente di continuare, però questa volta non sarà più TV Story 1, ma sarà TV Story serie 2. Serie 2. Il TV Story 2 lo chiamerò. Non pubblicherò più video come ho fatto prima, cioè sistematicamente settimana per settimana di TV Story, anche perché devo trovare video. Io non ho tanto tempo adesso di trovare video, però in primavera, in estate troverò altri video e poi troverò un video che mi piace, lo metterò, no, video, qualche cosa, qualche video riguardante la televisione, dicevo, ognuno perché sono sigle di programmi storici, parlare dei programmi storici, non focalizzarmi solo sulle sigle, ma anche su come è cambiato il programma, come i famosissimi quiz, i quiz di Max Buongiorno, tipo la ruota della fortuna, tipo Sarabanda anche, Sarabanda con Enrico Papi, diciamo con tantissime cose possiamo vedere, come cambiano i giochi, come cambia tutto, come si è rinnovati e come sta evolvendo. Poi ho aperto un'altra serie che mi piace fare, però ho dovuto sospendere a causa di un'influenza che ho avuto, che vi stavo parlando all'inizio del video. Quindi si chiama Pubi Story, questa non sta facendo molte visualizzazioni, però io questa qui la porterò avanti, anche se non faccio tante visualizzazioni, e la porterò avanti. Ho pubblicato molta spot natalizi, questo si chiama Pubi Story, poi ho pubblicato spot Menegatti. E poi ho pubblicato Paoli Spot Natalizi. Cosa ho fatto? Ho preso dei video degli spot pubblicitari di alcune aziende dolciarie natalizie perché eravamo sotto Natale e ho fatto questa cosa. Cioè, ho fatto una recensione, ho fatto un'analisi dello spot dal punto di vista di un semiotico, ok? Dal punto di vista della semiotica. Cosa ci vuole dire questo spot pubblicitario? Chi ci sta in questo spot pubblicitario? Su cosa è incentrato questo spot pubblicitario? Il messaggio dello spot pubblicitario? Cosa c'è dietro questo spot pubblicitario? E quindi, scusatemi se mi sto andando avanti indietro, scusatemi con il corpo. E quindi adesso pubblicherò altri video di questo genere. Io adesso ce n'è un altro da fare, sempre natalizio, che è i video il spot pubblicitario della Maina, che ha pubblicato il gran nocciolato Maina. Natale è finito, quindi adesso siamo dopo Natale, si sta riprendendo tutto, quindi io con quest'ultimo video andrò a fare il Publi Story natalizio, ma il Publi Story continuerà, non sarà solo così, ma io vedrò anche altri spot. Spot, possiamo vedere spot della Barilla che ha fatto anche spot autori, spot della De Cecco, spot di Kinder, prodotti Ferrero, prodotti Stroilioro, prodotti che ne so, questo vi posso far vedere tutto, i profumi, ci sono tante cose tipo Intimissimi, Intimissimi non lo so se lo posso vedere Intimissimi, ok? Perché è molto particolare Intimissimi. Quindi non so se mi banneranno quei video, quindi non lo so se farò. Però ci sono tantissime case che si possono, aziende che fanno video, quindi video che vediamo tutti i giorni sul grande schermo, sul piccolo schermo. Quindi, i miei propositi per il 2023 è continuare a fare Publi Story e TV Story, pubblicare canzoni, sì, video di canzoni, e pubblicherò anche qualcos'altro. Qualcos'altro pubblicherò adesso, non lo so se mi viene in mente qualche nuova serie. Aprirò una cosa per Sanremo. Tutti gli anni andremo a vedere Sanremo, quindi dal 2023 fino a che vorrò io e riuscirò a farlo e mi terrò in forma di farlo, ogni anno parlerò di Sanremo prima e dopo.
vediamo cosa aspettarci, cioè cosa mi aspetto io a Sanremo che ci sarà. Poi pubblicherò alla fine della settimana di Sanremo, pubblicherò un recap e un'analisi farò delle musiche che non andremo ad ascoltare perché sarà tutto soggetto a copyright, però andrò a vedere, vi dirò praticamente le mie analisi. Farò una mia analisi, un'accurata analisi su quello che abbiamo visto a Sanremo, sulle varie puntate, i conduttori, sugli ospiti pure qualcosa, sugli ospiti. Vedremo anche. Vabbè, questa roba qua. Vediamo. Bene, io vi do appuntamento a un nuovo video di Zucchero Free. Se volete, attivate la campanella. Scusate, prima. Se volete, cliccate sul tasto iscriviti, poi cliccate sulla campanella e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Vi ricordo che potete continuare a scrivere nei commenti, potete scrivermi qui sotto nei commenti. Potete anche seguirmi su Facebook tramite le pagine Video Lezioni di Fisica e Astrofisica, perché io non la cancellerò mai quella pagina. Potete vedere questo video corso di astrofisica. Storia totale italiane, la seconda pagina, e poi altre informazioni se volete vedere quelli che ho pubblicato. Poi, successivamente, potete contattarmi su Messenger tramite Facebook, potete contattarmi su Telegram, potete guardarmi anche su TikTok, anche se io su TikTok adesso vi dico la verità, io su TikTok non ci tornerò, perché YouTube ha passato TikTok, ok? Perché con YouTube Short si vedono i video di TikTok, cioè sì, i video di TikTok perché molti hanno pubblicato i video che stavano su TikTok e li hanno rimessi lì, i loro video. E quindi potete seguirmi qui. Su Instagram non ci sono più, cioè ce l'ho l'account Instagram ma non ci pubblico niente. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video di Zucchero Free, che sarà probabilmente a gennaio, farò un video, non lo so se sarà a gennaio, però a febbraio tornerò a regime. Ma adesso, siccome farò una pausa, mi prenderò una piccolissima pausa. Mi prenderò perché ho la sessione invernale del DAMS, quindi dell'università, ho sessione invernale degli esami e quindi adesso non posso dedicarmi molto al canale. Quindi ci vediamo al prossimo video di Zucchero Free che sarà a fine gennaio, non lo so, inizi di febbraio, ecco, i primi di febbraio pubblicherò qualche video, forse su Sanremo, e vi do appuntamento a questo nuovo video. E ciao ciao!